Eccellenza. adesso mi permetta di chiamarla così lei invece in chiusura credo debba un saluto a chi lascia ed evidentemente anche le lascio tutto lo spazio che ritiene un abbraccio e un saluto a chi l'aspetta sì in questi giorni ci sto pensando perché saluterò la comunità l'Arcidiocesi di Matera Ersina incontrerò e saluterò in modo diverso la comunità di Campobasso, l'Arcidiocese di Campobasso Boiano. E sono due le immagini, cerco sempre nella vita degli uomini, delle persone, le immagini che mi possano aiutare a dare senso a quello che vivo interiormente e ad esprimerlo. Nei confronti delle persone che in questi giorni esprimono, come ha fatto adesso Don Pino, il doppio sentimento no? di dispiacere da una parte e di gioia per me, dall'altra parte per la Chiesa stessa. Io faccio l'esempio degli universitari. Gli universitari sono ragazzi che i genitori e i familiari perdono perché partono, vanno altrove. C'è in loro tutto l'investimento di quello che i genitori hanno voluto, prodotto, pensato. Ma poi c'è anche questo distacco che significa che gli universitari, i figli prendono altre strade, così come anche i giovani lavoratori. Il legame non si interrompe. Ogni tanto si torna a casa e si, ci si rimette in, immediatamente in sintonia con quello che si è, che si è vissuto. E questo è il mio saluto per la città di Matera. Io sono cittadino di Matera, ho vissuto con tanta gente tante cose, le ho condivise. Queste sono cose che non spariscono, che mi porto dentro, che porto con me. E quindi il saluto alla comunità di Matera è facciamo percorsi diversi, ma ci vogliamo bene, eh, siamo cresciuti assieme, andremo avanti assieme, anche se per strade diverse. Alla comunità di Campobasso Boiano che incontro mi veniva in mente una cosa: quando c'è una nascita, una nascita non è mai sì, adesso. E sempre si è pensato di volere un figlio e di pensare quando è opportuno eh, volerlo, poi ci si affida la grazia di Dio e arriva. E il Signore determina i tempi, i momenti, eh, le modalità con cui la nascita avviene, un po' il tutto fermo, restando mai questo al di sopra o al di fuori di quello che sono gli uomini, che con il loro concorso, la loro partecipazione, la loro disponibilità rendono possibile il progetto di Dio per la vita. Beh, io a Campobasso Boiano mi azzero da quello che sono adesso, ricomincio da capo, non ho conoscenze, non conosco nemmeno eh, geograficamente tutta la zona del Molise, non conosco le persone, non ho amicizie, se non forse qualche conoscenza un po' così lontana, non, eh, non ho nulla eh, che posso portare con me per quello che riguarda Bo Campobasso Boiano, se non la grazia di Dio e la mia umanità. Questo mi permette di incominciare un percorso, un cammino nell'apertura a quello che la gente eh, desidera vuole e anche per quello che io riterrò buono, opportuno e valido donare e dare che sono anche pastore, per cui un camminare assieme nella condivisione e nella comprensione reciproca di quella che è la volontà di Dio che le nostre volontà a volte si perdono per strada o non sono proprio il bene che Dio pensa, per cui compiere la volontà di Dio e cercare di scoprirla assieme. E adesso un saluto alla comunità del Molise di Campobasso Boiano. Io vi incontrerò per, come ho già detto, il primo messaggio che ho inviato per dirvi della mia gioia di stare con voi. Sarete e siete già da adesso la mia famiglia, siete quelli con i quali condividerò la mia vita. La mia esistenza, il mio essere presbitero, il mio essere vescovo, il mio essere cristiano. E ho il desiderio di incontrarvi tutte, bambini, ragazzi, giovani, a partire dagli anziani, a partire dagli ultimi. Infatti, la prima messa che celebrerò da arcivescovo, fermo restando alla presa di possesso, sarà il giorno dopo, il giorno 10, alla mensa dei poveri a Campobasso e andrò il pomeriggio a celebrare a Boiano per dire tutta la diocesi, tutta l'arcidiocesi e per dire l'attenzione particolare a coloro che vivono maggiore difficoltà. Incontrerò lavoratori, gente di cultura, gente dell'università, incontrerò tutti, ma con una chiara idea che è personale e che spero possa essere condivisa. Io incontrerò delle persone, incontrerò la persona che è un politico. La persona che è un amministratore, la persona che è un insegnante, la persona che è un lavoratore, la persona che opera in tanti ambiti sociali, culturali e di vita, incontrerò la persona che è giovane, che è anziana, ma incontrerò delle persone. Su questo spero ci si possa incontrare perché Dio ci dice qual è la persona, quale deve essere, sia quale deve essere ieri, oggi e sempre, perché poi i tempi possono essere diversi, ma se la persona... È una persona che vuole costruire il bene, che ha un punto di riferimento chiaro circa il bene, non solo individuale, personale sì, ma comunitario, sociale, bene comune, ci si deve per forza incontrare. E poi i percorsi li si vedrà, si vedrà assieme quali essi debbano essere in ogni ambito, culturale, lavorativo, ecclesiale, parrocchiale, delle relazioni, ma al centro la persona che è toccata dalla grazia di Dio, amata da Dio, creata da Dio. Lì, dal punto di vista umano, dobbiamo incontrarci e il punto di riferimento rimane Dio per noi tutti. Allora, sono desideroso di incontrarvi, conoscervi, farmi conoscere e fare il cammino di vita assieme che Dio vorrà per noi, in tutti gli ambiti che riguardano la nostra vita. So della vostra accoglienza, la sento, l'avverto. Sia un'accoglienza però misericordiosa. Un'accoglienza non condizionata, un'accoglienza che ha delle attese ma non delle pretese, perché sentite, io mi chiedo ancora perché Dio mi abbia chiamato a questo compito, se però Dio me lo chiede, io obbedisco al nostro Signore Gesù Cristo e alla storia, alla realtà, alla società, alla comunità e alla Chiesa che mi pone dinanzi. E allora? In questo umilmente cerchiamo di scoprire assieme quanto Dio ci chiede e di compiere il bene per tutti, che sicuramente diventerà bene anche per ognuno di noi. Grazie per la vostra attesa, per la vostra accoglienza, per il vostro senso di fiducia e di stima a priori, anche a scatola chiusa. Questo mi fa bene e mi apre al desiderio di donare me stesso senza riserve. Se ci saranno limiti non mancherà l'occasione per cui potete farmi ricogliere. Se ci sarà necessità di correzioni, assieme ci correggeremo. In fin dei conti basta leggere il Vangelo che è miniera e che è il punto di riferimento, che insegna a vivere assieme spiritualmente nella società, nella comunità, nelle relazioni e anche nei nostri tempi, di qualunque tipo essi possono essere, compresi il tempo di oggi e la nostra storia. Fidiamoci di Dio, poniamoci in ascolto di come Egli vuole guidare la nostra comunità, la nostra arcidiocesi, sicuramente facendo la sua volontà realizzeremo il bene nostro e di tutti. Con affetto desidero incontrarvi quanto prima e arriverò a voi sicuramente in breve tempo, secondo quanto abbiamo già concordato e stabilito. Una piccola cosa, il santuario della Madonna di Castelpetroso. Affidarci alla Madonna, io vi chiedo di pregare, a voi persone anziane che magari avrete l'occasione di vedere questo servizio, voi siete abituati al rosario, una posta di rosario quotidiana che voi dite, sia per me, perché il Signore mi renda santo e mi renda capace di stare con voi per quanto Lui desidera e per quanto è buono per, veramente per tutti voi. Ma la preghiera, se mi sosterrete con la preghiera, il frutto si vedrà. Se ognuno viaggerà per conto suo, pur nei desideri, nella buona volontà, forse non costruiremo molto, ma sono convinto che assieme, per grazia di Dio, Incontrandoci nell'Eucaristia e nella preghiera noi realizzeremo veramente quello che Dio desidera per tutti quanti noi. Grazie ancora, ringrazio Telemolise per questa opportunità e occasione. Oramai sono i mezzi e gli strumenti che ci permettono di essere vicini già ora. Non mi conoscete, io non vi conosco. Voi adesso mi avete ascoltato in alcune cose che ho detto, trarrete le vostre diciamo riflessioni però è un modo di conoscere per cui ringrazio anche per questi strumenti che ci avvicinano e ci creano già eh, ci danno già la possibilità di una conoscenza previa prima di incontrarci di persona. Grazie ancora. Siamo noi che ringraziamo voi, Don Pino Cagliazzo, Arcivescovo della Diocesi di Matera l'aspettiamo in Molise, giusto? Come no? Eh certo, non vedo l'ora di venire, non sì. sono mai stato nel Molise. Perfetto, e grazie Don Biagio <ride> grazie. Colaianni, nuovo Arcivescovo di Campobasso Boiano. A presto in Molise. Grazie. Grazie, grazie, grazie. grazie. grazie.